ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale, benvenute tutte le nuove iscritte e siete veramente tantissime. Molte di voi si sono palesate e questo mi ha fatto veramente molto 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 piacere, cioè mi hanno lasciato un commento sotto dicendo mi sono una tua nuova iscritta, sto recuperando, guardo tanti video eccetera, quindi sono contentissima di tutto ciò, veramente molto molto contenta, quindi un bacio grande alle mie diciamo veterane del canale, ma soprattutto a quelle che sono appena arrivate, e non vi pentirete della scelta perché vi piacerà secondo me seguire questo canale, perché vi darò sempre dei consigli abbastanza azzeccati. Questo mese è il mese, come tutti i mesi, del video dei top beauty, perché io e la Chiaretta, tesorinze, un grosso bacio, vi facciamo vedere 5 prodotti che ci hanno letteralmente, diciamo, preso, ci hanno proprio fatto andare fuori di testa. Vi diamo una mini review, quindi una piccola recensione sul prodotto stesso, sui prodotti stessi, e quindi questo potrebbe aiutarvi ad acquistarli eventualmente. Io vi ho introdotto, diciamo, 5 prodotti che io ho amato follemente, ma vi devo dire la verità, ero molto indecisa su cosa proporvi, perché ho questo mese di agosto, paradossalmente, io ho provato tantissima roba di make up, perché io sono una che non si ferma neanche ad agosto, nel senso che per andare al mare io non mi trucco come di tutto punto come ora, insomma non esageriamo, però mi piace mettermi un bel mascara, mi piace ridisegnare comunque le sopracciglia, metto comunque un po' di illuminante, insomma mi piace, anche se vado in spiaggia, anche se vado in piscina, andarci in un certo qual modo, ognuno ha le proprie fisse. Io ad esempio non riesco ad uscire completamente struccata, quindi qualcosa la metto, un po' di correttore, insomma non me la sento proprio, ecco. Allora, prima di cominciare, di passare quindi alle recensioni e quindi ai prodotti che mi hanno stregato questo mese, ricordo che io vi lascio sempre giù nell'info box il link diretto al video della Chiaretta e soprattutto, diciamo, al suo canale, pregandovi di andarvi a iscrivere, perché la Chiaretta vi aspetta. Tra l'altro lei fa una cosa che io non faccio nel mio canale perché non me lo posso permettere, sto parlando degli outfit, io non li faccio spesso, faccio solo dei get ready with me, a volte magari combinati con degli outfit, però lei invece fa questi video in cui vi fa vedere tutta questa roba indossata, e quindi è un canale veramente molto molto interessante. Io vi dico quindi andate da lei e iscrivetevi, perché vi perdete un gran canale. Posto questo, io comunque sono anche di parte perché adoro la Chiaretta, io ormai con lei ho instaurato un rapporto che va al di là della videocamera, direi di iniziare subito con i top beauty del mese di agosto. Allora, il primo prodotto che vi devo assolutamente promuovere è questo, stavo scalpitando per farvelo vedere, quindi su questo c'è, non ci ho dovuto pensare tanto perché appena l'ho visto ho detto è lui, perché lo sto utilizzando veramente tutti i giorni da quando io l'ho acquistato, e credo di averlo preso intorno ai primi di agosto, non appena sono entrata in ferie. Questo illuminante di Mia Makeup si chiama Shine Powder, è un illuminante che ho preso nella tonalità gold e che fa parte di una collezione estiva, la Summer Edition, diciamo, la collezione onestamente non mi ricordo come si chiama, Summer qualcosa, forse si chiamava Shine Summer, qualcosa del genere. È un highlighter appunto all over, ed è quello che indosso chiaramente anche oggi, perché se vi dico che l'ho utilizzato tutti i giorni, io non scherzo, cioè ho messo, accantonato tutti gli illuminanti per lui, ed è questo illuminante appunto gold bellissimo, che secondo me è un prodotto pazzesco, nel senso che io l'ho comprato veramente quando stavo quasi per uscire dal negozio, avevo già acquistato altri prodotti, ma appena ho visto questo illuminante, più che altro appena l'ho swatchato, cioè guardate che meraviglia di illuminante che c'è qui, appena l'ho swatchato ho detto oh mio Dio, cos'è, luce pura, cioè sparkle a go go, e quindi praticamente l'ho preso, anche se non ha un prezzo modico, perché credo che costi sulle 15-16 euro, ora il prezzo preciso non me lo ricordo, e se ce la faccio ve lo faccio passare in sovraimpressione. Mi sono dispiaciuta del fatto che l'altra tonalità, perché ne sono uscite due con questa collezione, purtroppo era già andata sold out, perché avrei comprato certamente anche l'altro, perché è un illuminante pazzesco. La cosa che mi ha fatto
credere che lo fosse, non è solo il fatto che l'ho swatchato e sono impazzita, ma il fatto che io l'ho swatchato sulla mano quel giorno, non l'ho provato in viso e nel frattempo ho guardato altri prodotti. Mi sono poi struccata la mano perché avevo fatto anche degli swatch di alcuni rossettini, insomma matite e quant'altro, e nonostante lo swatch, nonostante lo struccaggio, la mano rimaneva bella sparkle, quindi io ho pensato, ma questo illuminante mi piace perché non solo potete diciamo stratificarlo, ma se va via per caso perché magari fa caldo, perché mi tocco il viso, perché mi faccio il bagno e quant'altro, rimarrà sempre questo sparkle in sottofondo e quindi il viso bello luminoso. Ed effettivamente, ragazze, è una meraviglia, è quello che piace a me, cioè quell'illuminante che si vede, perché a me l'illuminante mi piace che si veda. Capisco perfettamente coloro che dicono che invece magari la mattina preferiscono che si veda e non si vede. Io quella tipologia mi piace, ma io sono una che vuole brillare tutti i giorni, per cui l'ho preso senza remore e vi devo dire che se ancora lo trovate online, perché non so se avete uno store di Mia Makeup nella vostra città, buttate assolutamente il sacco e andatevelo a comprare perché è una meraviglia. Sicuramente è un illuminante che vi dura diciamo per tutta la vita, perché sono 850.000 grammi di illuminante, in realtà non c'è scritto quanti sono perché sto guardando ma non vedo scritto da nessuna parte quanti grammi è, non ha importanza perché anche se era piccolo così l'avrei comprato lo stesso perché è una meraviglia, è veramente bellissimo, mi sono assolutamente innamorata. Un altro prodotto che è entrato a far parte della mia Makeup Collection per merito di una di voi, e sto parlando della Claudia che adesso diciamo mentre sta guardando sono sicura che è diventata tutta rossa nel frattempo, perché mi dice sempre mi fai emozionare, ma gli fa effetto il fatto che parli di lei, è un appunto correttore che lei mi ha voluto regalare, mi ha mandato a casa, che praticamente volevo acquistare sul suo consiglio, tra l'altro su Beauty Bay o Beautylish, non ricordo, credo su Beauty Bay che ci sia questa marca, ad ogni modo l'avrei acquistato perché lei me ne aveva parlato in maniera entusiastica dicendo guarda secondo me per il tuo tipo di occhiaia questo correttore che ho comprato è perfetto, e mi mandò la foto di questo correttore che io ancora dovrei avere conservata nel telefono, se riesco ve la faccio passare in sovraimpressione perché ricordo perfettamente di averla conservata, posto che mi ricordavo il nome del correttore, e mi ha detto te lo mando io, e me l'ha mandato perché per lei non era adatto, è un correttore, adesso ne parliamo. Comunque tanto vi svelo di che si tratta, sto parlando di questo correttore di It Cosmetics, che è una marca che non trovate qui da Sephora ma che appunto potete acquistare e reperire solamente in alcuni siti online. Si chiama Bye Bye Under Eye ed è un full coverage, quindi è un correttore diciamo ad altissima coprenza, anti-aging, quindi perfetto per me che ho 40 anni, waterproof, nella tonalità light, lei me l'ha mandato nella tonalità light. Allora diciamo che, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, eccolo qua, è un correttore molto pastoso, adesso vi faccio vedere, vi faccio un piccolissimo swatch, scusate ma sentirete in sottofondo i miei cani perché purtroppo ogni volta che registro loro fanno sempre così, ma non perché sanno che sto registrando, perché fanno così. E allora questo è un piccolo swatch e vi faccio vedere con pochissimo prodotto cosa succede. Praticamente è un correttore pazzesco, molto pastoso, io lo paragono moltissimo a quello di Essence o comunque a quello di al Camouflage Plus, ma soprattutto a quello diciamo di Nabla, che mi piace tantissimo, è uno di quei correttori che va lavorato tantissimo per essere sfumato, ma soprattutto che va diciamo messo in pochissime quantità, perché se no è veramente un gran casino, e va soprattutto mattificato per bene, perché se no va nelle pieghette. A me non va nessun correttore nelle pieghette, però mi rendo conto che per chi ha un contorno occhi un po' secco questo può succedere. Altra cosa importante, sicuramente è un correttore che io non consiglio proprio per niente a chi ha appunto già le rughe di espressione o comunque a chi ha il contorno occhi secchissimo, perché non è un correttore idratante, a mio avviso è un bel correttore coprente, io lo adoro follemente, su di me ha un effetto magnifico, io l'ho utilizzato anche per andare in piscina, non si è spostato, non ha fatto le rughe, io lo amo follemente, quindi lo consiglio a chi ama follemente quei correttori belli pastosi tipo quello di Nabla, per intenderci.
L'ho inserito assolutamente a occhi chiusi nel mio video dei Top Beauty perché ve ne volevo assolutamente parlare, perché so che molte ragazze adorano come me questo tipo di contorno occhi. Io penso che anche questo ci metterò una vita a consumarlo, perché comunque è bello corposo, quindi comunque basta proprio pochissimo. Sono 8 ml e io onestamente il prezzo di questo correttore non lo so, ve lo farò passare in sovraimpressione se riesco a reperirlo. È stato veramente il mio correttore della vita in questo mese di agosto. L'ho adorato. Andiamo avanti e continuiamo a parlare dei prodotti che mi ha regalato la Claudietta, perché comunque Claudia non mi ha mandato solo quello, in realtà mi doveva mandare solo quello, alla fine mi ha fatto un paccone, mi ha regalato un mare di robe, mi ha regalato un mascara che a me mi ha cambiato completamente le sorti, perché comunque è un mascara pazzesco che io non conoscevo, perché non sapevo che qui a Catania ci fosse anche questo brand, sto parlando di Astra, e lei mi ha regalato appunto un mascara sapendo che io ho delle ciglia molto sfigate, che ha detto probabilmente su di te avrà un bel effetto, quindi mi ha regalato questo mascara che si chiama appunto Subliminal, dietro c'è scritto anche Atomic Volume perché dà un volume atomico, e io vi devo dire che lo sto amando follemente, anche quello che oggi, però attenzione, oggi ho anche le ciglia finte, quindi non esageriamo, però comunque io ormai utilizzo solo questo, ho accantonato tutti gli altri mascara. Lo scovolino è così tipo a clessidra, un po' come il Better Than Sex di Too Faced, che io amo perché è il mio mascara preferito della vita, ha la consistenza perfetta, non è né troppo liquido né troppo pastoso, bastano pochissime passate, anche un paio di passate, non di più, per avere un risultato wow, non si sgretola, io non credo sia un waterproof, ma io l'ho messo anche per la piscina e non me lo sono ritrovato addosso, quindi mi è rimasto perfetto tutto il giorno, e ha una scadenza di 6 mesi, sto vedendo, e comunque lo trovate nello stand di Astra, io so che costa sui 4 euro, nel senso che poi appunto so che sono dei prodotti low cost quelli di Astra, questo in particolare costa veramente pochissimo, è una meraviglia incontrastata, quindi se per caso avete uno stand di Astra nelle vostre vicinanze, compratelo assolutamente se come me volete volume e allungamento, perché questo mascara a mio avviso non dà solo volume, allunga anche tantissimo le ciglia, quindi è veramente fantastico. Lo vorrei paragonare appunto al mio amatissimo Neve Cosmetics Black Bubble, che vi ho, penso, diciamo promosso il mese scorso, adesso non ricordo, comunque ve l'ho promosso in qualche video, che mi piace tantissimo ed ha lo scovolino molto simile, bello, non mi sporco mai quando lo utilizzo, non mi cola, è veramente un bel mascara e anche molto molto valido. Altro prodotto che affrettatevi a prendere, perché non lo so se lo troverete ancora, anche se io vi giuro, spero che Kiko lo porti in collezione permanente, perché onestamente c'è, è un prodotto bellissimo ed è quello che anche ho addosso oggi, è questo primer della collezione Sicilian Notes, si chiama Brightening Primer, è un primer con delle micro pagliuzze, diciamo sparkle all'interno, quindi è una sorta di gel, anche di questo vi faccio lo swatch ormai che ci sono, è una sorta di gel, di primer gelloso, vedete, basta fare anche solo un pump e praticamente vi dà una lucentezza in viso che fa veramente e realmente paura. Chiaramente lo dovete far assorbire per bene, adesso ve lo faccio vedere, perché lo faccio assorbire, ve lo faccio vedere anche se nelle stories su Instagram, ve l'ho fatto vedere in tutte le salse, ve l'ho fatto vedere anche mentre lo applicavo, perché molte di voi mi hanno chiesto di farlo vedere. E questa meraviglia qua, vedete, una volta poi diciamo sfumato non è più quel, non si vede più quell'alone bianco che sembra fare all'inizio, e si asciuga velocissimamente, quindi comunque è molto pratico, perché lo mettete subito, potete mettere il fondo se usate il fondo, oppure le polveri se non lo utilizzate visto che siamo in estate. Mamma mia ragazze, è una meraviglia, è una meraviglia, io vedo che già praticamente sta salendo, quindi ne ho utilizzato un bel po' e quindi è praticamente l'ho utilizzato tutti i giorni nel mese di agosto, veramente una meraviglia. Il pack è meraviglioso, all'interno tutte queste palline che una volta che si schiacciano rilasciano tutto il prodotto e quindi tutto questo sparkle, questo glow, perché veramente è un bellissimo prodotto.
non costa poco, perché è un primer che costa credo intorno ai 16 euro, 15-16 euro, però io vi posso dire con tutta certezza che è un primer validissimo. Io ho una pelle grassa che tende a lucidarsi nella zona T, a me non mi provoca alcun effetto negativo, nel senso che il viso mi rimane perfetto tutto il giorno, mi rende il viso totalmente luminoso, ma soprattutto secondo me è un'ottima base primer, perché io l'ho utilizzato in combo solamente con con la BB cream, quindi è già l'effetto mi piaceva. Immagino che con un fondo coprente sarà la fine del mondo, perché vi lascerà quel finish un po' luminoso in viso, veramente top. Ultimo prodotto, ma non per importanza, come dico sempre io, è una palette. Vabbè, non c'erano molti dubbi che io inserissi all'interno, diciamo, del video dei top beauty di agosto la In My Birthday Suit di Mulac, perché comunque me ne sono innamorata già dal primo utilizzo. L'ho acquistata esattamente appunto i primi di agosto, l'ho presa sul sito di Pinalli, perché alla fine non ho aspettato i saldi su Mulac, perché avevo paura appunto aspettare i saldi, perché poi ogni anno quando faccio un ordine su Mulac nel periodo estivo succede sempre qualcosa, e quindi quest'anno mi ero ripromessa di non comprare nel periodo dei saldi e soprattutto nel periodo a cavallo con Ferragosto, e quindi l'ho acquistata con molta più tranquillità i primi di agosto sul sito di Pinalli, che è appunto una profumeria che qui non esiste fisicamente, ma che io ho scoperto online, essere online, e mi hanno anche dato un buono sconto di 5 euro come, diciamo, regalo di benvenuto, quindi l'ho presa 5 euro in meno. E tra l'altro, se avete seguito, in realtà questo video forse ancora lo dovete vedere se non sbaglio, comunque se avete seguito il mio video nel quale vi parlo di questo spacchettamento, perché è un video che è in coda, quindi prima o poi ve lo metterò, e mi è piaciuto moltissimo come mi hanno diciamo trattata, diciamo, come mi hanno impacchettato il tutto, perché è arrivato un pacco molto molto ben fatto, con dentro tanta carta per le bolle, anche la palette era ben avvolta, insomma non poteva mai arrivare una palette male andata. Comunque la palette è questa qui, chiaramente io l'ho utilizzata tantissimo, ho realizzato tantissimi look con questa palette, alcuni dei quali ve li faccio passare in sovraimpressione, che voi sapete che è il mio uso farvi vedere i look che ho realizzato, e vabbè, che ve lo dico a fare, che è questa fila centrale, che è appunto quella che ha questi colori che io ho provato tutti, ossia Jewel, Lingerie, Femme Fatale, Rich Beach e Boom Boom, sono praticamente i miei preferiti, perché sono, diciamo, degli ombretti che stanno fermi lì, senza glitter glue, senza niente, senza colla, insomma li mettete, anche se li mettete senza, diciamo, correttore sotto, sono una bomba, durano praticamente tutto il giorno, per non parlare poi degli ombretti matte, con i quali io ho realizzato tra l'altro uno smoky stupendo, che sono veramente la fine del mondo, meravigliosi, è una palette pazzesca, secondo me, come dico anche in quell'altro video, tutte le makeup artist dovrebbero averla nel loro kit, perché a mio avviso è una palette bestiale, cioè è la meraviglia, fatta in persona, è perfetta, ha il colore per sotto la palpebra, per sfumare, ha il nero, ha i colori caldi, ha dei colori freddi, ha per esempio questo marrone che è qualcosa di stra mega fico, ha anche quest'altro marrone che è più freddo, insomma ha tutto, quindi potete realizzare un look dalla testa fino ai piedi, come si suol dire, con una palette sola, la potete portare con voi. Tra l'altro io all'inizio ho detto mamma che piccolina, in realtà poi mi sono resa conto che invece il fatto che sia piccola è un bene, perché comunque la potete portare con voi dentro un bagaglio, anche un bagaglio a mano, e utilizzarla magari per le vacanze. Veramente veramente una bella palette, e per il prezzo che ha, perché costa 39,90 euro, secondo me è da avere. Bene, abbiamo finito, questi erano i miei 5 top beauty del mese di agosto, per me sono stati non amati di più, perché li ho adorati, avrei voluto veramente inserirvi anche dei gloss, dei rossetti che ho provato questo mese, dei altri mascara, ma purtroppo dovevo scegliere, e ho scelto quelle cose che mi hanno veramente entusiasmata di più. Sono curiosissima di sapere cosa ha scelto la Chiaretta, quindi adesso poi mi vado a vedere anche il suo video, e dovete farlo anche voi, andatevelo a vedere. Noi ci vediamo al prossimo video, mentre con la Chiaretta ci vediamo al prossimo video dei top. Ciao Chiaretta e ciao a tutti.